il vicepresidente Saro Corvaia a parlare per primo del grande successo della formazione giovanissimi dell'ASD Acireale Calcio A5. Stiamo parlando del titolo di campioni d'Italia conquistato in Campania, e non si scherza. Un premio storico, e non bastano pochi minuti per racchiudere tutti i ringraziamenti e le congratulazioni più sentite. L'avvenire di questi piccoli talenti accesi sta davvero a cuore alla società, che rinnova il suo grande impegno ogni anno in tutte le categorie. Questa avventura è partita nel 2006 della Acireale Calcio A5, però sin dai primi anni, cioè appena siamo stati promossi in Serie B, abbiamo allestito un settore giovanile all'altezza e piano piano i frutti finalmente sono visti. E pian piano si sono avvicinati anche altri dirigenti come Paolo Todoro, che volevo ringraziare, Ugo Petrina, che ha curato sempre la scuola calcio e ha prodotto diversi elementi che poi sono stati inseriti in queste, nelle formazioni giovanili. Questi ragazzi hanno 15-16 anni, qualcuno qualcosa in meno. Ci racconti un po', visto che lei è stata anche con la squadra in giro, quali sono state le sensazioni, le emozioni di questo viaggio, che comunque poi la faranno da padrone anche probabilmente sul risultato sportivo in se stesso? Sì, innanzitutto volevo dire che sia anche le altre formazioni, l'Under 21 è arrivata ai quarti di finale del Scudetto, in semifinale di Coppa Italia, la Juniores si è classificata terza a livello nazionale. No, è stata un'esperienza unica, perché appunto siamo andati a Napoli alle finali con due squadre, la Juniores e i giovanissimi, ma sembrava di stare in una grande famiglia. Poi alla fine, quando c'è stata la finale, mi ricordo che c'erano tutta la formazione Juniores a fare il tifo, i genitori, è stata un'esperienza veramente unica. I ragazzi hanno vinto, sono probabilmente tra i migliori in Italia nel competere in questo sport. Quali sono le aspettative? Cosa passa per la testa di un ragazzo che vince una competizione nazionale? Ma penso che loro quest'anno avranno un ricordo indelebile, perché hanno vinto intanto il titolo con la Sicilia al Trofeo delle Regioni, dove noi addirittura avevamo 5 convocati. Quindi quasi tutta la squadra era fatta da elementi della Acireale Calcio A5, e poi in più hanno vinto anche lo scudetto con la nostra squadra. E noi, per quanto riguarda la nostra società, ovviamente vogliamo potenziare ancora di più il settore giovanile, quindi anche con l'aiuto di Paolo Todoro e Ugo Petrina sicuramente riusciremo a ottenere ancora grandi risultati.